gemellaggio di Irsina. Ok. Personalmente Mimì li dà ai suoi amici. Capito? Aspettate un attimo. Ditelo pure a chi l'avete dato. Questo. A chi l'avete dato? Al mio amico. Grazie. Mimmo. Antonio. Sono talmente fiero di te. Questa è la foto del Mantegna. Sono talmente fiero di te, Antonio. Mi devi credere. Ok. Sono un po' commosso pure. Si vede, no? Lo vedo anche io. Siamo qui ad Irsina, provincia di Matera, con la compagnia Teatro Stabile Meridionale e la Corale, proprio perché è stato creato un gemellaggio tra Irsina e Carinaro, perché la patrona Sant'Eufemia è comune ad entrambe. Qui, dietro di me, si stanno svolgendo i preparativi per la serata, ovvero per la rappresentazione della vita e del martirio di Sant'Eufemia, che saranno interpretati dalla compagnia Teatro Stabile Meridionale. Un saluto particolare al paese che ci ospita, maggiormente di più, e un saluto a tutta la nostra compagnia e a tutti gli attori. È l'aiutante scenografo migliore di Carinaro, per questo abbiamo voluto portarlo con noi ad Irsina per la rappresentazione della tragedia di Sant'Eufemia. Salve, siamo con Enzo Compagnone, il nostro scenografo. Che ci può dire al riguardo di questo gemellaggio che è stato creato tra Irsina e Carinaro? Sì, intanto è molto interessante, anche dal profilo proprio spirituale e interiore, perché qui abbiamo trovato una comunità parrocchiale che forse più di noi è legata al culto di Sant'Eufemia. Noi stasera insomma ci auguriamo di trasmettere un attimino la nostra devozione a Sant'Eufemia con questa rappresentazione che faremo. Anche scenograficamente abbiamo un po' proprio cerchi un po' di inquadrare invece, vedi? Anche come periodo siamo nell'epoca romana, per cui c'è il tempio, ci sta la casa di Prisco, per cui anche l'ambientazione dovrebbe però creare questa atmosfera dell'anno 303 delle persecuzioni di Diocleziano.
Ci troviamo qui con un cittadino di Irsina. Lei... Sì. Sì. Lei sa della rappresentazione di questa sera della vita e il martirio di Sant'Eufemia? E ci gradirà della sua presenza? Sì. Ok, manda un saluto a, a Pupia. Cosa pensa al riguardo tra il gemellaggio di Carinaro ed Irsina? Molto bello, molto piacere. Siamo molto contenti. Siamo qui con il regista Gianni Trosolo, regista della compagnia Teatro Stabile Meridionale ormai da, da anni. Qual è l'emozione che si prova a venire qui, fare tanti chilometri per diciamo trasmettere le emozioni di, del martirio di Sant'Eufemia? Lei in qualità di regista quale emozioni prova? Sono delle emozioni particolari che si provano, è difficile descrivere, che effettivamente poi descrivere scenograficamente la vita della nostra santa protettrice non si riesce a fare soltanto se c'è una profonda fede pure da parte di, degli interpreti e degli attori. Quest'anno abbiamo un motivo in più per essere ancora più caricati, perché c'è questo gemellaggio con questo paese, il Sina, che abbiamo, i nostri amici di Carinaro hanno scoperto questo paese che hanno come santa protettrice Sant'Eufemia, abbiamo noi a Carinaro, quindi questo ci dà ancora più stimolo per cercare di fare una cosa ancora ad un livello professionale molto alto. È un'emozione particolare, speriamo che vada tutto bene, in bocca al lupo a tutti quanti e tutto lo staff, a tutti gli attori e tutti gli interpreti che stasera, i tecnici che lavoreranno intorno a questo lavoro, a questa tragedia. Qui ci stanno i preparativi continuano. Speriamo che li fanno presto, perché siamo in viaggio dalle due, siamo un pochino stanchi, ma la stanchezza non ci spaventa, perché? No. Perché non ci spaventa? Perché la nostra passione e la nostra fede attive per stasera. Sì, devono darci la grinta di... Ma sì, certo, perché comunque pure noi saremo parte dello spettacolo. Perché c'è da notare che sebbene siamo all'ultimo e non, quindi non ci siamo tutta, in tutta la rappresentazione, diamo una scena molto importante. Male e bene. Infatti sì. E stiamo cercando di aspettare, perché la rappresentazione si svolgerà alle 9 e quindi dobbiamo vedere. Io direi di andarci a preparare. Ci andiamo a preparare perché il trucco, il vento, parrucco, qui che farà ballare tutto, quindi dobbiamo un po' sistemare le cose. Ci organizziamo, dai. E andiamo, andiamo. Snow-covered streets, cancellations on my radio. Your arms so far away, these tires, they spin so slow. I feel my life roll by. I'm parked in front of this steering wheel, but I'd rather pass it in your eyes, where all my worries stand still. I'm riding this American dream and chasing. Ci troviamo qui con il parroco di Irsina e il parroco di Carinaro. Questo gemellaggio quindi da cosa nasce? Nasce dalla devozione a Sant'Eufemia. Noi abbiamo scoperto che non siamo i primi a voler bene a Sant'Eufemia, che Carinaro ci pareggia in questo affetto, devozione a Sant'Eufemia. È sorta per caso, si può dire, perché un nostro ragazzo, Mimmo Francabandiera, digitando sul computer, si è imbattuto in questa devozione di Carinaro. E allora da quel momento è partita questa conoscenza. Un piccolo gruppo del comitato Sant'Eufemia di Irsina è andato a Carinaro. Don Antonio era all'inizio della sua attività pastorale a Carinaro, e poi di lì sono sorte altre iniziative fino all'ultima, quella della peregrinazione del braccio di Sant'Eufemia. Quindi ci auguriamo che questo contatto resti comunque ben saldo. E che considerazioni può darci di questa esperienza e della tragedia che sarà effettuata tra poco?
Essere qui comunque, come dicevo anche questa sera nella celebrazione eucaristica, è veramente una grande emozione, perché non solo significa condividere con i nostri confratelli, con Don Gerardo il parroco, con altri sacerdoti che abbiamo celebrato insieme, la nostra fede, ma significa anche portare le nostre tradizioni che vanno a confluirsi e diventare tutt'uno con le tradizioni di questo popolo, di questa comunità di Irsina, che ha come protettrice la stessa nostra protettrice Santa Eufemia. E quindi è veramente una grande commozione, emozione che noi abbiamo vissuto già nell'accogliere il braccio di Santa Eufemia nella nostra chiesa parrocchiale, ed è rivivere anche qui questa sera non solo quello che abbiamo vissuto nella celebrazione eucaristica, ma anche i nostri amici della compagnia e anche i nostri amici del gruppo della parrocchia, rivivere attraverso questa rappresentazione i momenti salienti della vita e del martirio della nostra santa protettrice Santa Eufemia. Flavia, sorella mia, non temere, il Signore Gesù ci darà la forza di soffrire per Lui. Signore, custodiscici nel Tuo amore. Eufemia, è arrivato il Vescovo Teo. Padre, andiamo dinanzi a questo Tempio, perché è una consacrazione della vostra felicità a Gesù. Purifichi le vostre anime e il Dio vero trionfi su di noi falsi e bugiardi. Oh Signore, accogli le offerte di queste giovani che consacrano a te il loro cuore e benedici i loro propositi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Dio Femia, consacra a te Gesù la mia verginità per la vita terrena e per l'eternità. Siamo con il sindaco di Irsina. Prima di tutto questo rapporto è basato soprattutto sull'amicizia tra i due popoli, su questa cosa comune, questa grande cosa comune che è la devozione a Santa Eufemia, come a Irsina così a Carinaro si venera Santa Eufemia, quindi questa è la cosa importante che ci tiene legati, due popoli uniti da una stessa devozione. Questa bandiera che è quella di Santa
di Eufemio, possiamo definirla una bandiera che unisce tutti, tutti i figli di Irsina, tutti i figli di Carinaro ovunque dispersi, quindi continuerà questo rapporto, sarà ancora più forte, più intenso in futuro e quindi continueremo negli anni prossimi a scambiarci le visite e anche, perché no, a istituire, istituzionalizzare un gemellaggio vero e proprio. Abbiamo sentito poco fa il sindaco di Irsina, cosa ne pensa lei di questo gemellaggio? È un rapporto che sia pure nato all'insegno della fede, sta allargando i suoi orizzonti anche sul piano civile con delle iniziative comuni. Adesso metteremo insieme o in collegamento anche la realtà delle scuole di Carinaro, perché qui è innanzitutto Matera e anche Irsina è uno straordinario posto anche di grande interesse culturale. Pensate ai Sassi di Matera, pensate al centro storico di Irsina, quindi i nostri ragazzi possono venire qui a prendere tante cose. E poi bisogna fare ogni sforzo perché c'è una richiesta forte che viene dalle autorità di qua di cercare di convincere il nostro cardinale a venire a visitare questa comunità. E probabilmente si sa che il suo paese, Carinaro, ha tanto piacere di fare un regalo ad Irsina, probabilmente avremo la possibilità di, o speriamo che lui sia sensibile, lo convinciamo a questa cosa. Come dicevo, nella chiesa, se così sarà, sarà una bella giornata che Irsina e noi con Irsina vivremo qui in questa comunità. Pupia, la tua informazione.